Nonostante la giovane età, vanta già una lunga esperienza politica iniziata a soli 14 anni quando si iscrive a Forza Italia. Nel 2008, eletta segretaria dei giovani forzisti, si dimette nel 2012 quando entra in consiglio comunale sui banchi dell'opposizione durante il mandato di Paolo Dosi. Quando nasce il PDL decide di aderire a Fratelli d'Italia. Con l'elezione di Patrizia Barbieri si è guadagnata un posto in giunta come assessora all'urbanistica, riqualificazione e politiche scolastiche. Deleghe toste per la 32enne Erika Opizzi, che promette di dare il meglio di sé. Avvocato come il neosindaco si dovrà scontrare con partite importanti come Borgo Faxal e Piazza Cittadella, là dove ancora nessuna amministrazione è riuscita a completare le opere. La prima sfida è il bando periferie, che ci porterà a riqualificare due aree, la zona di Borgo Faxal e del Verzolla e la zona di Piazza Cittadella. Quindi insomma, sono due aree che, se riusciamo a riqualificarle, pur essendo sempre stata io contraria all'acquisizione di Borgo Faxal, questo rimango tuttora contraria anche se sono diventata organo di governo, insomma sono due aree che potranno davvero cambiare il volto della città e del nostro centro storico. Altre grandissime sfide col nuovo piano urbanistico, il polo logistico, il nuovo ospedale. Allora, questa è l'altra grande partita. Dovremo rifare gli strumenti urbanistici, PSC, RU e POC sono stati sostituiti dalla legge regionale che entrerà in vigore a ottobre-novembre e quindi avremo 3 anni per ridisegnare la città e renderla più vivibile, più ordinata e a servizio veramente dei piacentini. Le deleghe che mi hanno affidato mi rendono molto orgogliosa, ha proseguito Opizzi. Con la scuola, per esempio, posso incidere sulla formazione dei più piccoli e quindi sul futuro della città. Ho deciso di concentrarmi principalmente su 3 problemi. Il primo è l'iscrizione dei bambini a scuola, perché adesso viene fatta su dei moduli cartacei e i dipendenti del comune devono inserire tutte le iscrizioni a mano sui nostri computer. Quindi quello che sicuramente vorremmo implementare è la creazione di un portale online, così ogni genitore, i genitori di oggi hanno più o meno 40 anni, quindi abituati a iscrizioni, avere dei portali online, quindi sicuramente sono più a loro agio con un'iscrizione telematica piuttosto che con un modulo cartaceo da portare presso gli uffici. L'altro problema è ormai annoso, anche qui è il pagamento della rete delle mense. Cercheremo di studiare un sistema già adottato in altri comuni, che è l'acquisto di una carta prepagata, e il costo del pasto verrà scalato solo se il pasto viene effettivamente consumato. Il terzo, diciamo, problema della scuola a Piacenza sono le scuole ghetto. Ci sono tanti stranieri, la popolazione di Piacenza è molto cambiata negli anni, quindi bisognerà, per anche in un'ottica di una maggiore integrazione, sto pensando anche da valutare con gli uffici e con la giunta un sistema di incentivi per spingere le famiglie a portare i ragazzi nella scuola più vicino a casa. Infine mi hanno dato anche la formazione, la formazione è molto importante. Il primo progetto che mi piacerebbe è fare della formazione contro le dipendenze che i nostri giovani possono cominciare ad avere nel periodo dell'adolescenza. Di conseguenza fare prevenzione contro il gioco d'azzardo piuttosto che il fumo, piuttosto che l'alcol o addirittura il cellulare, il computer, insomma secondo me può aiutare anche le famiglie nel percorso educativo.